Benvenuti gentili telespettatori, nella nostra presentazione di 724 Europa, come sapete noi ci occupiamo dei membri del Parlamento Europeo, abbiamo già detto che soltanto il 38% dei membri che erano già qua nello scorso mandato sono stati rieletti, in realtà c'è molti volti nuovi, molte personalità nuove, molti territori, perché sono espressioni giustamente dei territori, e ci sono quelle province, l'abbiamo visto anche con Sabrina Pignedoli che veniva da Reggio Emilia ad esempio, di quelle province che sembrano anonime ma in realtà anonime non sono, sono molto attive, sono laboriose. Una di queste è nel Lazio, è Latina, Matteo Adinolfi è il volto che rappresenta Latina. Benvenuto. Grazie. Adinolfi. Buongiorno. È orgoglioso di essere qui in nome di quel territorio? Per il territorio sì. È una provincia che merita perché molto. Perché c'è qualcos'altro che non la convince? Sì, anche, no, no, anche per altre cose. Mi convince tutto, mi convince tutto, però per il territorio, per la provincia che rappresenta è molto importante, perché con le commissioni che mi hanno assegnato, che sono effettivamente budget, controllo, cont e industria, quindi bilancio, controllo di bilancio e industria. Sono forse la commissione ITRE, come sai, è una delle commissioni, se non la commissione più importante è la commissione del Parlamento. Regina, proprio per quanto riguarda le attività imprenditoriali, immagino, sì. Perché poi incide direttamente sull'industria, ma su tutto l'indotto. Quindi, allora, una notizia per i nostri telespettatori, lei è in quota Lega e invoca il buon senso in Europa. Che significa invocare il buon senso? Beh, significa finalmente prendere provvedimenti che vanno per il bene del cittadino italiano, per l'Italia, quindi cercare di portare nuovamente la barra dove va portata, e soprattutto per quanto riguarda l'immigrazione vanno presi dei provvedimenti seri. L'altra sera siamo stati invitati dall'ambasciatore italiano in UE e abbiamo parlato proprio di problemi serissimi, non solo di blocco navale, ma soprattutto di interventi seri in Africa, attraverso un nuovo piano Marshall che andrebbe fatto in sinergia con l'ONU, quindi interventi decisivi che vanno fatti sui territori, in Africa direttamente. Per quanto riguarda invece l'Italia, con la Commissione Industria è vitale per il territorio, per tutto il collegio che rappresenta, ma per l'Italia intera. E soprattutto una delle prime gite che abbiamo fatto, diciamo, con l'UE è stata una visita al porto di Anversa, e là ci siamo accorti che i controlli doganali sono estremamente carenti, quindi in quei porti entrano e escono merci che non abbiamo contezza della provenienza, e soprattutto al Made in Italy. Io penso al controllo che noi facciamo a Gioia Tauro, a Genova, a Civitavecchia, Livorno, ai controlli che ogni 200 container vengono fatti controlli, invece ad Anversa ogni 200.000 container, quindi non ci sono controlli ad Anversa, e questo significa che le entrate e le uscite esatto. Di merci, soprattutto le contraffatte in entrata e in uscita a danno del Made in Italy, non vengono controllate. Oltre che il traffico di stupefacenti, di prodotti contraffatti, come ho già detto, ma anche di armi. Quindi se noi in Italia controlliamo i porti ogni 200 contenitori e invece ad Anversa non c'è il controllo, è ulteriore concorrenza sleale, così come quella dal punto di vista fiscale. Cioè, noi non possiamo stare in un'Europa in cui ci sono degli stati come l'Italia che pagano una certa tassazione sulle società di capitali, mentre in Lussemburgo abbiamo Juncker che tratta direttamente con le multinazionali. C'è la diversità di tassazione e concorrenza sleale, quindi per l'ennesima volta l'Italia deve essere protagonista in questi cinque anni. E non è l'unico caso, diciamo, da questo punto di vista. C'è l'Irlanda, c'è la Romania, ci sono tutti questi stati, soprattutto i nuovi stati, che c'è una tassazione che rispetto a quella che c'è in Italia. Quindi attenzione al controllo delle merci, anche perché ovviamente i paesi extraeuropei. Ora, citiamo sempre la Cina, ma non c'è soltanto non la, c'è Cina. Solo la Cina, abbiamo visto nell'agroalimentare il Mercosur, insomma ci sono altri problemi che evidentemente dobbiamo bloccare. Che incidono chiaramente sul PIL italiano, sul Made in Italy, sui prodotti italiani che debbono rappresentare l'eccellenza nel mondo, e quindi vanno tutelati, vanno protetti. Lei ha parlato in questi giorni di digital divide e dell'importanza, come dire, di ridurlo.
ma è solo digital divide o ad esempio infrastrutture che in Italia, come dire, le infrastrutture mancano? Non ci sono soltanto le infrastrutture digitali, ci sono anche le strutture, le strade, esatto. Le ferrovie, cioè le vie di collegamento che siamo carenti in Italia, quindi dobbiamo intercettare ulteriori fondi assolutamente. Per quanto riguarda invece la digitalizzazione, ho partecipato in Italia a un confronto molto interessante sulle problematiche, sul cyber, sugli attentati che vengono fatti proprio alle reti, gli attacchi informatici, che è una problematica che crescono enorme, sempre di più e sono sempre più violenti. Un problema per le piccole e medie aziende italiane, perché le grandi aziende chiaramente la tutela già ce l'hanno, hanno delle strutture enormi che consentono loro di tutelarsi, ma le piccole e medie imprese italiane sono lasciate un attimo allo sbando, e quello è un altro tema che va affrontato. Quindi siamo qui 5 anni in Europa per affrontare dei temi che sono enormi. Un ultimo tema prima di lasciarla, tanto poi ci ritroveremo qui o a Bruxelles. Lei ha fatto un appello a salvare il nostro mare e tutelare l'ambiente, perché è la nostra casa, e quindi se non proteggiamo la nostra casa... Ho partecipato proprio a una delle prime uscite ufficiali su un'iniziativa Salviamo il mare, e chiaramente l'ambiente va tutelato perché è giusto che ci sia l'industrializzazione, è giusto che ci sia il turismo, ma è anche giusto che tuteliamo dei nostri territori che vanno naturalistici, che vanno assolutamente tutelati per il futuro dei nostri figli, per il futuro proprio della nazione stessa. Quindi industria sì, turismo sì, però con un occhio di riguardo all'ambiente. Alle risorse naturali, alle alla risorse terra, naturali, l'acqua, alle risorse certo. Culturali che abbiamo in Italia. Esatto. E noi abbiamo un territorio forse che è tra i più belli al mondo, abbiamo delle zone... verdi, io penso l'oasi di Ninfa che è riconosciuta a livello internazionale, penso i parchi nazionali che abbiamo in Italia, penso tutta la costa, noi abbiamo la costa più estesa che c'è in Europa, va tutelata, va preservata e va anche sfruttata dal punto di vista turistico. È un tema per il prossimo invito, già lo per i prossimi. Sì, no, già la prossima, perché abbiamo avuto poco tempo, quindi avremo modo di sviscerare questi temi, e perché siamo molto interessati a capire il tessuto appunto di Latina e di questa provincia. Parte e della provincia è uno dei tessuti appunto silenziosi, ma che lavorano in maniera molto appunto operosa, e che quindi vogliamo indagare ancora più in profondità. Matteo, è stato un piacere averla con noi. Reciproco. Grazie davvero, buon lavoro, tanto lei non scappa da qui, no? Siamo qui. Grazie a Matteo Dinolfi e grazie ai nostri telespettatori che ci seguono sempre con grande passione. Grazie, alla prossima puntata.